La Guardia Costiera di Olbia salva 5 persone a bordo di un natante che navigava nell'area marina di Tavolara, a bordo anche una bambina. Rischi per la sicurezza nelle abitazioni, Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Imprese, denuncia abusivismo nel settore impiantistico. Duomo di Sassari gremito per la messa numero 5 di Franz Schubert, la corale Luigi Canepa dedica un concerto al primo anniversario della nomina all'arcivescovo Sava. TG12, edizione serale, ben trovati, edizione che apriamo, l'avete sentito dai titoli del nostro sommario, con la cronaca. Tratti in salvo ieri pomeriggio dalla Guardia Costiera di Olbia, 5 persone, tra cui una bambina, a bordo di un natante di 7 metri che navigava nell'area marina protetta di Tavolara a Punta Coda Cavallo e che per cause ancora in fase di accertamento ha iniziato ad imbarcare acqua. La segnalazione effettuata da un privato tramite il 1530, numero blu per l'emergenza in mare, ha allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto, che ha immediatamente disposto l'uscita in mare di una moto vedetta. Ancora a cronaca, sequestrato mezzo chilo di marijuana ad un minorenne di Sassari, scoperto dalla compagnia della Guardia di Finanza di Sassari. Da tempo i militari tenevano d'occhio l'abitudine del giovane, tanto che in una perquisizione domiciliare hanno trovato alcune infiorescenze dentro un bicchierino di plastica e un bilancino di precisione. Solo la successiva ispezione nel garage ha portato alla scoperta di uno zainetto dove era stata nascosta la sostanza stupefacente pronta per essere spacciata. Il pubblico ministero della Procura dei Minori ha quindi disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza. Lasciamo la cronaca. L'abusivismo nel settore impiantistico denunciato dal presidente di Confartigianato Imprese Antonio Mazzuzzi, che informa gli utenti sui rischi per la sicurezza nelle abitazioni i cui lavori non vengono certificati. Ce ne parla Sandra Sanna. A fronte di un numero sempre maggiore di imprese impiantistiche che chiudono, cresce l'abusivismo nel settore degli installatori che eseguono lavori nelle abitazioni senza rispettare i requisiti di sicurezza. La denuncia arriva ad Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. Abbiamo il dovere, prosegue Mazzuzzi, di informare i clienti sui rischi per la sicurezza. I nostri associati hanno acquisito negli anni competenze certificate, mentre gli abusivi che si affacciano sul mercato intraprendono un'attività dopo aver seguito un tutorial sul web. Confartigianato Sardegna ricorda che se il lavoro non è realizzato a regola d'arte e soprattutto certificato, oltre a non rispettare la legge in caso di incidenti, il proprietario ne risponde penalmente e non potrà beneficiare del risarcimento previsto dalla stipula di eventuali assicurazioni sulla casa. Secondo i dati di Confartigianato, al primo trimestre di quest'anno le imprese del comparto sono 4.261, di cui il 70,2% pari a 2.993 unità artigiane. Affidarsi alle aziende specializzate in regola e iscritte in Camera di Commercio che pagano l'INPS, l'INAIL, l'IVA, conclude il Presidente, significa lottare davvero contro il lavoro nero e il fai da te. Fortunatamente l'impiantistica non è totalmente collassata, ha affermato Stefano Mameli, segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, grazie agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e sulla riqualificazione energetica. Sabato scorso Duomo di Sassari gremito per la messa numero 5 di Franz Schubert, che la corale Luigi Canepa ha scelto di dedicare all'arcivescovo Gianfranco Saba nel primo anniversario della sua nomina da parte di Papa Francesco. Per noi c'era Luca Fodai. La messa numero 5 di 678 in La bemolle maggiore è la penultima tra quelle composte dal compositore austriaco Franz Schubert. Scritta a partire dal 1819, richiese ben 3 anni di lavoro. L'autore sperava che fruttasse un incarico come maestro di cappella alle dipendenze dell'imperatore, cosa che non avvenne. Anzi, con molta probabilità, l'opera non venne eseguita con Schubert in vita e per la pubblicazione si dovette attendere fino al 1875. La corale Luigi Canepa, che a breve toccherà i 130 anni di ininterrotta attività musicale, si è posta l'obiettivo di guardare avanti, con uno sguardo al passato ma con la mente proiettata nel futuro, con l'unico vero intento di tenere vivo nella memoria collettiva il nome dell'immortale maestro Luigi Canepa. Per l'esecuzione è stato scelto il mese di giugno. Ricorre infatti un felice anniversario per tutta la città e l'arcidiocesi di Sassari, la nomina di Monsignor Gianfranco Saba avvenuta il 27 giugno del 2017 da parte di Papa Francesco. Sabato scorso nel Duomo di San Nicola la corale Canepa ha voluto dedicare all'arcivescovo il concerto, frutto di un lungo e intenso lavoro che ha visto impegnati il direttore e maestro del coro Luca Sirigu, i coristi e l'orchestra Enarmonia, per un grande disegno culturale.
Le parti soliste sono state affidate a giovani artisti sardi, Maria Ladu soprano, Lara Rottili contralto, Marco Puggioni tenore e Francesco Solinas basso. Il Rotary Club Sassari Silchi ha consegnato la borsa di studio Giovanni Cherchi di 1000 euro a uno studente dell'Istituto Industriale di Sassari. Vediamo. Assegnata per il quarto anno consecutivo la borsa di studio per studenti meritevoli che il Rotary Club Sassari Silchi ha dedicato alla memoria di Giovanni Cherchi, uno dei soci fondatori del club, scomparso prematuramente all'età di 46 anni nel dicembre del 2013. Nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari, il presidente del Rotary Silchi, Maurizio Doro, ha consegnato la borsa di 1000 euro allo studente Manuel Deledda della classe Quinta B Chimica alla presenza del dirigente dell'Istituto Luciano Sanna, dei familiari dell'avvocato Cherchi e di un gruppo di studenti, alcuni dei quali si sono esibiti nell'esecuzione di brani canori del repertorio della corale interstudentesca Città di Sassari. L'assegnazione della borsa di studio Giovanni Cherchi, ha dichiarato il presidente Maurizio Doro, è una delle iniziative con cui i club Rotary operano sul territorio con azioni di servizio a favore della collettività. E il parco di Monserrato a Sassari ha ospitato la giornata mondiale del lavoro a maglia per promuovere, mettere in risalto e tramandare l'arte dei filati. Stefania Rossi. Grande successo di pubblico anche a Sassari per la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, Worldwide Net in Public. La prima edizione si è svolta all'interno del parco di Monserrato. Tante le appassionate di tutte le età, immerse nel verde a sferruzzare con allegria, ma soprattutto con l'entusiasmo e il desiderio di stare insieme. Ognuna con i propri strumenti per giocare con la fantasia e creare opere a maglia, uncinetto e ricamo. Fili che si intrecciano come per magia, in un'esplosione di forme e colori e l'incanto di chi osserva. Lo scopo dell'evento era quello di mettere in risalto non solo un passatempo o una passione. La nostra terra ha una storia antica di tessitura e lavori di aguglieria, un'arte che va tutelata e tramandata alle nuove generazioni. Interesse e condivisione per questo evento che è stato organizzato dalla scuola Impara l'Arte e il negozio dei filati. Vista la grande affluenza, la manifestazione si ripeterà anche il prossimo anno, il secondo sabato di giugno. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva, in primo piano il calcio, grande festa a Sassari per la promozione in Serie D della Torres, pareggio contro il Cannara al fine di una gara incredibile con ben 8 reti. Cesare Donati. Grande festa a Sassari, la Torres è promossa in Serie D. I rossoblù hanno pareggiato 4-4 in trasferta contro il Cannara e la partita è stata giocata a Bastia Umbra. I gol per la formazione sassarese sono stati segnati da Minutolo, Sarrizzu, Spinola e Mannoni su rigore. Una promozione al termine di una gara incredibile in cui i sassaresi hanno dimostrato di avere tutti i requisiti per il salto di serie dopo la vittoria per 1-0 della scorsa settimana nella gara di andata dei playoff promozione. Il primo tempo non è stato dei più semplici per la Torres. Sassaresi in vantaggio prima con Minutolo, la replica dei padroni di casa con due reti di Racichini. Ma nella ripresa la Torres ha saputo ribaltare il risultato, prima con Sarrizzu e poi con Spinola. Ma è stato il calcio di rigore di Sarrizzu che ha riportato in avanti i sassaresi, che poi, in pieno recupero, regalano il pari ai padroni di casa. Ma il pareggio vale comunque l'agognata promozione, un risultato insperabile all'inizio del campionato, che però è stato perseguito con tenacia grazie anche al supporto della tifoseria.
La kermesse mondiale della arceria paralimpica ha visto la giovane nazionale italiana confrontarsi e ben figurare contro rappresentative di quattro continenti più rodate. Un'altra medaglia d'oro conquistata dai nostri portacolori. Sentiamo l'intervista di Icori Bichesu. Si chiude con un altro oro per l'Italia, l'European Pararchery Cup di Olbia. Ai nostri microfoni Stefano Travisani dopo il finale thrilling della sua gara. Una vittoria un po' strana, per fortuna è arrivata, ogni tanto un po' di fortuna anche dalla nostra parte ci vuole. Ho tirato veramente un bel 6, perché stavo quasi festeggiando mentre la freccia era in volo, ma vabbè, poi un attimo di... sono rimasto un attimo così e poi stava riaccadendo ancora la stessa cosa, ma sinceramente in quel momento io pensavo solo a tirare, a fare del mio meglio, ma per fortuna poi è andata bene. Una squadra in forte crescita, comunque quella italiana, dei bei giovani alla ribalta e poi insomma i senior che continuano a fare da chioccia su tutti, oserei dire il buon Rolli che però anche lui oggi non è riuscito a portare a casa l'oro. Sì, assolutamente, siamo veramente una squadra unita, molto forte sotto tutti i punti di vista, in tutte le discipline, sia maschile che femminile, quindi io posso dire che stiamo lavorando bene, io mi sento parte di una fantastica famiglia e spero che questa famiglia ci porti lontano, molto lontano, dall'altra parte del mondo. Ed ora il basket, la Santa Croce Olbia batte nettamente la Scuola Basket Cagliari e si porta 1-0 nella serie. Mercoledì gara 2 a Cagliari e la possibilità di conquistare la Serie C. A fine gara le sensazioni di tre protagonisti della partita. Sentiamo. Va alla Santa Croce Olbia, gara 1 di finale per la promozione in Serie C. 115-91 il finale. Gara 1 è sempre importante comunque, giocarla in casa. Era una squadra molto fisica, era importante partire bene, ci siamo allenati per questo, tutto l'anno abbiamo combattuto praticamente per questo, siamo molto contenti del risultato perché siamo entrati in campo con la mentalità giusta, dall'inizio alla fine e abbiamo vinto. Dobbiamo stare concentrati allo stesso modo anche in gara 2 e dobbiamo cercare di portarla a casa a tutti i costi perché questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati da inizio stagione, quindi stiamo lavorando per questo e la vogliamo portare a casa. Siamo arrivati in questo momento importante della stagione, carichi, sapevamo che gara 1 era importante per noi. Abbiamo cercato di iniziare subito con grande entusiasmo, come abbiamo portato avanti tutta la stagione. Sappiamo che sono solo i primi 40 minuti, adesso ci concentreremo subito da domani per la seconda gara a Cagliari. Mercoledì alle 20:30, gara 2 sul campo della Scuola Basket Cagliari. Ed ora l'automobilismo continua a stupire Omar Magliona che sale sul gradino più alto del podio della cronoscalata di Fasano. Il driver sassarese mette tutti in fila e guadagna punti pesanti per il tricolore. Sentiamo. È un raggiante Omar Magliona, quello che scende dalla Norma M20 FC Zytec al traguardo della 61esima Coppa Selva di Fasano, che ha vinto con una straordinaria costanza e prestazioni quasi in fotocopia ad alto tasso di competitività. Il sardo, portacolori della scuderia siciliana CST Sport, sui 5,6 km dell'insidioso tracciato pugliese, ha realizzato rispettivamente 2.06.83 e 2.06.60 nelle due salite di gara, aggiudicandosi con il crono totale i 4.13.43 il terzo appuntamento stagionale del campionato italiano Velocità Montagna. Il campione in carica dei prototipi E2SC aveva vinto anche l'esordio stagionale al Nevegal e ora ha bissato il successo colto a Fasano nel 2016, balzando in vetta la classifica assoluta del CVM, risaldando quello di categoria al volante della biposto curato dal team Fagioli e sulla quale le gomme Pirelli hanno reso al massimo in seguito alle regolazioni che Maglione insieme alla squadra hanno effettuato dopo le prove. Magliona dichiara dopo la festa sul podio: «Sono felicissimo e desidero dedicare questo successo al team, alla scuderia e a chi è sempre al mio fianco. Grazie al lavoro di tutti è stata possibile questa costanza e prestazioni che ci ha portato a questa importante vittoria. In gara 1 non ho osato poiché avevamo deciso le regolazioni dopo le prove, anche se forse una scelta ai pneumatici più aggressiva poteva permettermi di fare qualcosina in più.
ma quando si vince ci si dimentica dei se e dei ma. In ogni caso, questo è un tricolore davvero competitivo e tutto può cambiare velocemente. Ciò lo rende anche tremendamente emozionante e allo stesso tempo difficile. Per questo sappiamo bene che la strada da percorrere è ancora molto lunga. Era questa l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento ora è con le notizie nazionali, curata l'agenzia di stampa ADN Kronos, l'informazione di Canale 12 torna come sempre domani mattina alle ore 7 con il rullo informativo e TG alle 14 alle 19:45. A me non resta che ringraziarvi per averci scelto e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.